Charlie Chu. And we are the current co-presidents of the Harvard College Opera. We are overjoyed that after 2 years of absence, we're finally able to welcome you back into our home with our production of one of the greatest operas of all time, Mozart's Le Nozze di Figaro. On behalf of the entire company, thank you all so much for choosing to support our art in person tonight. For those of you joining on the live stream, welcome. We're sorry that we couldn't host you this year, but I hope you enjoy the wonderful video that our amazing team has put together. In this unprecedented year, we are incredibly grateful and indebted to the folks who have facilitated this performance. To Alicia Anstead, Jack Megan, Dana Knox, Tom Morgan, Frederick Frank, Jeremy Lozier, and Blake Rivera from the Office for the Arts, to our incredible tech staff and designers who've managed to breathe new life into this show, our producers for their perseverance in keeping the show running, and finally, to our cast and orchestra for their personal artistic dedication throughout this challenging but rewarding process. The opera will be presented with a 10-minute intermission between Act 2 and Act 3, and there will also be a short pause between Act 1 and Act 2, as well as between Acts 3 and Act 4. Please remain seated during these breaks. At this point, we also ask that you please turn off your phone and any other electronic devices such that they are completely silenced. We also ask that you please switch off your phone's Wi-Fi during the performance to aid the quality of the live stream. Thank you guys very much. Please note that the performance is in Italian and that there's supertitles should you need them above my head. If you would like to learn any more about our organization or attend future concerts or shows, you can check out our website at harvardcollegeopera.com. And now, without further ado, thank you so much once again for coming to tonight's performance. We really hope that you enjoy this show. Thank you.
Ora buona figura in questo luogo. In questa stanza. Chef, a noi la cena generosa e padrone. Io per me te la dono. E la ragione? La ragione lui. Perché non puoi far che passi un po' più? Perché non voglio. Sei tu mio servo o no? Ma non capisco perché tante ti spiace la più comoda stanza del palazzo. Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo. Grazie, non tanti elogi. Ma da un poco se potrei aiutar meglio un altro loco. Signor Paul.
padrone. Ora incomincio il capire mistero. E avere schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero. Voi ministro. Io corriero. La Susanna, segreta ambasciatrice, non sarà, non sarà, Figaro il dice. Se vuoi ballare, sì. Thank you.
Io ti vo far felice.
ben sai quanto io t'amo. Anche Basilio tutto già disse. Forse, se per pochi momenti ecco un giardin sull'ingrugnire del giorno. Ah, per questo favore io pagherei. È uscito poco fa. Cara, esci al colore entri. Solo da madama e sarà. Vado a cercarlo. Qui che tu mi porrò. Non mi gelate. Facci e cerca che parla. Che fate? Susanna, il cervi soldi. Avreste a caso veduto il conte? Che cosa deve far becco il conte? Almo, uscite! Aspettate, sentite. Figaro di lui cerca. E cerca che dopo voi più nulla. Fecciante mi serve. Io non ho mai nell'amore al sentito, uno ch'ama la moglie o il marito, per dir che con te va. Sorridete più il ministro della preghiera d'attà, un uomo della vostra morale, del conte, del suo amor. Non c'è alcun male. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio, a Cherubino, a Cherubino, Cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrar. La linea con voi che ha gli occhi in testa, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo. Come? Che dicono tutti? Oh bella! Cosa sento? Tosto andate e scacciate il seduttor. Thank you.
faccia tosse di vero volate, io potrei veda. Ed io che sento andate. Restate, che bal danza, e quale scusa se la colpa evidente. Dove scusa un innocente. Ma costui quando venne. Io stesso m'assisi quando in camera entrai. E l'ora di dietro i macellai. E quando io la mi posi. Allora io piovo i polsi e qui m'ascosi. Uccello, dunque hai sentito quello che io ti dicea? Io ci parlo sempre quando potevo. Oh, perfino! Gente. E voi non restate qui, picciol serpente! Non meritate! Ah, fanciullo!
men di quel che tu credi. Ben, io ti perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Ti scelgo mai, partite tosto, addio. Ma quando mani sono, parta tosto. Obbedevi, signor, sono già disposto. Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Capitano, me pure la mano. Addio, picciolo cherubino, come cambia ogni punto il tuo destino. Non piangere, farfallone amoroso, notte e giorno, di giorno girato. Oh!
for the delay. We are currently having technical difficulties. Thank you for your patience. The show will resume shortly. Thank you.
ecco il progetto. Per Basilio Mileto io vi far capitare per la vertisca di certo appuntamento. Che per ora della palla un amante voi desse. Oh cielo, che sento ad un buon sigilloso. Ancora meglio. Così potrei più presto imbrazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti in pieno di sospetti. E poi in testa che la moderna festa che ripara mettente altri lui faccia. Onde può perdere il tempo e vi la traccia. Così, quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per passonarci alcun disegno, è l'ora della nozze. E in faccia a lei non vi è così opporsi ai voti miei. E poi, se vuol parlare, signor Contino, il chitarrino le suonerò sì, le suonerò sì, le suonerò. Sorso la faccia, prendi il chitarra e la compagna.
stanza. È vero, ma io stavo qui mettendo. Via, mettendo. Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata. Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. Dove? Il foglio che Figaro li scrisse. Cos'è codesto stretto? In gabinetto qualche cosa è caduta. Io non mi casi niente. Non viene che abbiate gran pensieri in me. Di che? L'ave qualcuno. Perché lo chiedo a voi, io vengo in questo punto. Ah, sì, Susanna, appunto. Che passò mi dicendo alla sua stanza? Alla sua stanza, qui non vede bene. Susanna, e dove viene che siete sì turbata? Per la mia cameriera. Io non so nulla, ma turbata senz'altro. Ma questa serva più che non turba me, turba voi stesso. È vero. È vero, e lo vedrete adesso. Susanna, ora vi assortite. Sortite, io così ho. Thank you.
senza rumori, senza scandalo alcun di nostra gente, andar io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma che in tutto se mio dubbio distrutto, alcune porte io prima chiuderò. Che prudenza! Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio, andiamo. Andiamo. Susanna starà qui finché torniamo. Thank you.
signor Figaro, questo foglio chi vergò? Thank you.
Yeah.
bacio che te ne farò. Ma cosa qual bisogno abbiamo noi? Che impazzirò! È vero, è vero! E mi prometti poi, se tu mangi o cor mio. Ma la contessa attenderà il fiaschetto. E fu il pretesto, prato non avrei senso di questo. Carissima! Vieni a te! E mi è senz'altro. Forbettevi la bocca, lo signor scaprò! E stare ormai? Taci! Senza vocato, hai già vinto una cosa. Cosa è nato? Hai già vinto una cosa. Cosa sento? In qual laccio io cadrà? Perfidi, io voglio di tal modo punirmi. Al piacer mio, la sentenza sarà. Thank you.
partite. È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo Don Curzio! Buontavi, sua eccellenza. Che superba sentenza! Che superba! Siamo tutti belli fatti. Io non la sposerò. La sposerai. O pagarla, o sposarla. Lei ti prestati 2000 pezzi duri. Son gentil uomo. Son gentiluomo, e senza l'assenso del mio dei parenti, dove sono? Chi sono? Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli. Qualche bambin trovato? No, perduto, dottor, anzi rubato. Come? Cosa? La prova. Io, testimonio! Loro, le gemme, e richiamati fani, che nel più degli anni mi ritroverò addosso i smanadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo mio braccio impreso gerolifico. Una spatola impressa al braccio destro. E vuoi che io disse? Oh, Dio, e e verso mio. Thank you.
di ognora. Thank you.
suo cappello. Ma come se a quest'ora si giunse a Sibiglia ed ovria? Andremo di Sibiglia e a casa mia. Là stissi la donna e là lasciati all'occhio e abiti suoi. Perfidi! Andiamo e li vedrete voi. Scrivi, che io scriva, ma signore.
ecco Spettaccio, e questi l'ufficiale. Postelli, malandrino! E ben, madama! Io sono il signor mio, mi ritrate sorpresa a parlare di voi. Ma stamane... Stamane, per la verna festa, volevo farsi un uomo stesso, e l'han vestito adesso. E perché non partiste? Signor! Saprò punire la sua disubbidienza. Thank you.
servia di sigillo bigliettino, e il suo sono istrutto. E perché il chiede a me quando sei tutto? Avevo potuto dir come patrone di te la commissione. Che miracoli! Ti faccio la reca questa spina alla bella Susanna. E dille, questo è il sigillo dei pini. Ah, dei pini! E perché mi soggiunse? Guarda che alcun non veda, ma tu già tacerai. Sicuramente. Attendo niente breve. Oh, niente, niente. Addio, mio bel cugino, vada Susanna, e poi da Cherubino. Madre! Figlio! Son morto! Mamma del figlio mio! Son morto, dico! La stessa che poc'anzi e raccolse. È vero, ma questo ti porge un rito di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se ne è finito. Alla lenta dunque, il loco del congresso, sotto prestabilito. Dove vai, figlio mio? A vendicar tutti i mariti. Quella faccia, quella aria di modestia, è caso ancora che la non fosse. Ah, con quel cuor non c'erno, per suo nome non interessa. Ogni dono è portata la difesa del suo povero sesso, da questi uomini grati, attorno presso. Ah, che fidarsi a donna!
Thank you.
profezia. Non so se ho venio o dormo. Dio, guardi il suo sogno, e se il fonte orario, sarò!
sposa, la propria madre.